Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion. Oggi è sabato 27 aprile e siamo qui in questa vigilia di Napoli-Roma per parlare appunto di Napoli-Roma, delle probabili formazioni. Prima però di parlare di Napoli-Roma, ragazzi, c'è da dire due cose. Una notizia bomba, clamorosa, incredibile, che è uscita ieri sera. E un'altra cosa un po' più di campo di ieri, sempre riferita a ieri sera. Prima però di cominciare a parlare di tutto, come sempre vi ricordo l'iscrizione al canale che è totalmente gratuita, aiutate a far crescere questo progetto iscrivendovi e poi attivate la campanella che è totalmente gratis. Allora ragazzi, ieri ci siamo lasciati con la conferenza stampa di Calzona, che ricordiamo non era prepartita. Se ve la siete persa, ve la lascio qui in alto nelle schede. Ieri sera, piccola parentesi sulla Salernitana. Ieri si è giocata la prima partita della 34esima giornata, Frosinone-Salernitana. Il Frosinone ha fatto ben 3 gol, 3-0. La Salernitana ieri sera è matematicamente retrocessa in Serie B. E giusto due cose voglio dire. Allora, innanzitutto a me dispiace sempre quando una squadra del sud, e specialmente campana, retrocede. Io vorrei sempre avere più squadre del sud, più squadre campane possibili in Serie A. Già di base abbiamo poche squadre del sud in Serie A. C'è il Napoli, c'è il Lecce, poi se vogliamo considerare anche il Lazio come sud, abbiamo Roma e Lazio. Poi basta, avevamo la Salernitana, adesso è scesa dalla Serie B, torneranno su il Parma e il Como, speriamo magari in un Catanzaro o in un Palermo dai playoff, però è molto difficile, quindi mi dispiace parecchio, però è una retrocessione meritata, meritata perché ragazzi la squadra è stata costruita male, hai gestito malissimo la situazione di Dia. Hai cambiato la bellezza di quattro allenatori? Paolo Sosa, Nicola, mi pare che poi è tornato, poi è arrivato Liverani. Ecco, la scelta di prendere Liverani, secondo me, è uguale a prendere Mazzarri, cioè proprio quella scelta che ha affossato definitivamente la squadra. E poi Colantuono, che ormai era tutto già deciso, 15 punti, rischiano di fare veramente un record negativo. Retrocessione meritata perché la squadra è stata costruita male da De Sanctis, il mitico Morgan De Sanctis. Quindi niente, mi dispiace assai. A me non interessano gli sfottò, il fatto è stata la mano di Dia, gli striscioni. Queste sono cose da tifosi, da sfottò. A me interessa più che altro il fatto che purtroppo perdiamo una del sud e una campana dalla Serie A. Gli auguro di tornare sul prima possibile. Detto questo, passiamo alle cose un po' di casa nostra. Ieri sera, ragazzi, la RAI, più precisamente al TGR Campania, è stata lanciata questa bomba, questa bomba clamorosa che riguarda, come sempre, Antonio Conte. Chissà come mai questa notizia è stata fatta uscire fuori proprio poche ore prima della partita. Vado a leggervi quello che si è detto in questo servizio che è andato sul TGR. Allora, Antonio Conte è pronto a firmare per il Napoli, certo di diventare l'uomo giusto per rilanciare il club dopo la dura stagione. Pioli e Gasperini sono stati valutati, mentre stand-by è stato messo italiano. Manca l'annuncio, accordo di 3 anni a cifre blu, che non vengono specificate. De Laurentiis sa che con una piazza in fermento per i risultati non positivi di questa stagione non può permettersi errori. E questa frase mi fa un pochino paura, perché questa frase secondo me è vera, è giustissima. C'ho questo retropensiero, no? Che De Laurentiis vuole prendere Conte perché così fa stare buona la piazza, però poi non lo diciamo, supporta nelle scelte di mercato. Cioè, se tu prendi Conte giusto per, e non lo accontenti sul mercato, non gli fai la squadra come vuole lui, che fai? Lo prendi solo per fare il parafulmine, così ti tieni buoni tifosi che non ti contestano più? Ecco, io questa paura ce l'ho. Cioè, questa mezza paura ce l'ho perché è successo già con Ancelotti, perché sappiamo che Ancelotti vuole un certo tipo di rosa di giocatori e ci ricordiamo tutti chi fu preso quegli anni con Ancelotti. Sul mercato verranno fatti pochi acquisti ma mirati, in quanto Conte ritiene rosa, questa rosa eccelsa. Chi
C'è una condizione che De Laurentiis rispetti il lavoro del tecnico senza invasioni di campo, rispettando le reciproche mansioni. E sapete che questa è la cosa che più mi fa dubitare dell'arrivo di Conte. Juventus e Milan l'hanno snobbato, più o meno. Conte ha il via libera per il sì al Napoli. Questo articolo sapete chi l'ha scritto, chi l'ha detto? Ciro Venerato. Quindi già la fonte, diciamo che non è proprio attendibilissima. Mo qualcuno dirà: ha azzeccato Garcia la scorsa estate. Vero? Ma ne ha azzeccata una su quante? 100? Cioè, Ciro Venerato non è sicuramente un giornalista attendibile. Ha detto più cose sbagliate che esatte. Oltre a questa notizia, però, ragazzi, è uscita un'altra, sempre riferita a Conte, che però proviene da Gigi Iacomino, che ha fatto un'esclusiva ai microfoni di Spazio Napoli. Gigi Iacomino chi è? È un intermediario e procuratore. Questo Gigi Iacomino praticamente ha detto che ieri sera, anzi 2 giorni prima, il giovedì 25 aprile, era a pranzo in un noto ristorante di Napoli, zona sanità. E per puro caso, ho incontrato il presidente, sto leggendo il suo virgolettato, per puro caso ho incontrato De Laurentiis, era assieme alla sua famiglia. Nonostante ciò, il telefono non ha smesso di squillare per un secondo. Ha ricevuto in particolare 2 chiamate, una da Antonio Conte e una dal noto agente Federico Pastorello. Cosa si sono detti? Principalmente accordi economici e di mercato. La prima richiesta di Conte è stata di 10 milioni, con la controfferta di De Laurentiis basata sugli 8. Poi, secondo questo procuratore, hanno trovato, diciamo, l'intesa per 9 milioni annui più eventuali bonus in caso di trionfo scudetto. Ora, sulla parte economica, come vi ho detto più volte, non sono tanto preoccupato perché il Napoli economicamente sta messo bene, quindi 8 milioni barra 9 per uno come Conte, dico, ci può stare. Penso sarà un triennale, esagerando, un 2 più 1, perché mo De Laurentiis gli piace fare questi contratti 2 più 1. Il vice dovrebbe essere Ciro Ferrara. Un'altra richiesta del tecnico è stata quella inerente ai giocatori inamovibili, che per Conte sono Di Lorenzo, Anghissa e Kvaratskhelia. Di Lorenzo e Kvara, insieme a Lobotka, diciamo che sono quei 3 inamovibili. Strano che non ci sia Lobotka tra i nomi citati, strano che ci sia Anghissa, che ha il contratto in scadenza proprio l'anno prossimo. Ora però aspettate, adesso viene il bello. La lista. Conte, secondo questo procuratore, ha già fatto i nomi per il mercato. Ascoltatemi bene. Allora, la lista è fittissima. Conte avrebbe proposto parecchi nomi, chiedendo al presidente un profilo per reparto fra quelli menzionati. Allora, in porta vorrebbe puntare su Caprile. Per quanto riguarda la difesa, Conte sarebbe la caccia di colpi pesanti in difesa. Vorrebbe almeno uno, se non due, attenzione, fra Skriniar, Kim e Buongiorno. Quando ho letto Skriniar ho detto: questa è una cazzata. Perché, ragazzi, cioè, il bello sapete qual è? Tu te la vuoi inventare la notizia per fare interazioni, per fare like, per vendere una pagina? Va benissimo. Ma almeno, dico io, inventala bene. Cioè, ragazzi, allora, io mi sono andato a vedere lo stipendio di Skriniar al Paris Saint-Germain. Sapete quanto prende? 16 milioni lordi fino al 2028. Quindi c'è anche il contratto lungo. E secondo voi, no? Il Napoli va a prendere un giocatore che prende 16 milioni lordi all'anno? Potrei chiudere qua il video e salutarvi. Però continuiamo. Kim al Bayern Monaco prende 12 milioni lordi fino al 2028. Fare un prestito non servirebbe a niente. Cioè, che senso c'ha fare un prestito secco dove, che so, ti accordi pure per pagargli metà ingaggio, gli andresti comunque a pagare 6 lordi e poi non c'hai nessun diritto di riscatto? Che senso ci avrebbe? Zero. Buongiorno è un nome che ci sta, che è sensato, che è veritiero, che può tranquillamente venire perché ha un ingaggio da 1,5, quindi Buongiorno lo possiamo sicuramente considerare un colpo fattibile. A centrocampo, uno dei nomi che Conte vorrebbe sarebbe quello di Amrabat, che ha giocato poco al Manchester United. E Amrabat è un altro nome fattibile perché prende 3,4 milioni, più o meno ci puoi lavorare, e ha il contratto in scadenza quest'anno, quindi tecnicamente potrebbe essere anche un parametro zero. Sullo sfondo vi sarebbe addirittura Frank Kessié. Frank Kessié, signori, sta all'Al Ahly, sta a farsi la pensione in Arabia Saudita, prende la bellezza di 14 milioni fino al 2026.
Ex Milan sarebbe da puntare in caso di offerta rinunciabile per Anghissà e conseguente partenza di uno dei pilastri individuati da Conte. E certamente ti liberi di Anghissà, che prende quanto prende 2-3 milioni, vai a prendere che sì, che ne prende 14. Mi sembra assolutamente veritiero come cosa. In attacco, Conte avrebbe avvalorato la cessione del nigeriano, quindi Osimhen, e vorrebbe anche l'addio di Simeone. Simeone, diciamo, sappiamo che probabilmente andrà via anche lui, perché si è anche scocciato di fare la riserva. E quali sarebbero i nomi individuati da Conte, sempre secondo questo procuratore? Il tecnico vorrebbe ottenere uno tra Boniface, Jimenez e Lukaku, suo pupillo. Lukaku alla Roma, in prestito dal Chelsea, prende la bellezza di 9 milioni lordi, e se non sbaglio non è neanche l'ingaggio totale. Uno direbbe no, hai Osimhen che hai venduto a 10, che gli dai l'ingaggio a 10 milioni, ti prendi Lukaku che c'ha 10 milioni. Ok, però Lukaku, ragazzi, quanti anni ha Lukaku? È quasi sui 30, se non sbaglio. C'ha 30 anni e a maggio ne fa 31, quindi anagraficamente parlando no. Ma anche dal punto di vista economico, ragazzi, perché Osimhen, cioè, gli dai 10 milioni perché tanto lo sai che lo vendi. 10 milioni, ragazzi, è un ingaggio che non è, come posso dire, non è sostenibile per il Napoli. E poi un'altra cosa importante: se tu dai 10 milioni a un giocatore, devi darne 8, 9, 7 agli altri, perché poi se c'è nello spogliatoio uno che ne prende 10 e poi c'è il secondo più pagato che ne prende 3 e tutti gli altri 2, 1 o anche meno di 1, cioè si creano anche, so, le antipatie, le gelosie, so, quello prende 10, io prendo 3. Cioè, bisogna stare attenti con gli ingaggi per i giocatori, perché se ce n'è uno che prende spropositamente troppo di più rispetto agli altri, si possono creare dei problemi. Boniface, profilo che si può, cioè, è alla portata del Napoli, perché a Leverkusen prende 2 milioni. Però, ragazzi, Leverkusen, campione di Germania, Xabi Alonso resta. Io credo che voglia, diciamo, voglia mantenere tutti i giocatori più importanti e rafforzare la rosa. Non credo che si va a togliere i più importanti dopo aver vinto un campionato. Jimenez è un nome che si può fare, 1 milione e 8 circa. Feyenoord, tra l'altro l'allenatore del Feyenoord va a Liverpool, quindi possiamo anche immaginare, che so, una specie di fuggi generale. Quindi potrebbe anche essere, che so, che Napoli prende Jimenez, potrebbe essere l'occasione giusta. È un nome comunque attenzionato da tanti, quindi potrebbe anche crearsi un'asta, e sappiamo che Napoli non partecipa alle aste, però diciamo che è un nome che è da Napoli, ecco, dal punto di vista anagrafico e di sostenibilità. Quindi, ragazzi, come avete potuto ben capire, con tutto il bene per questo procuratore, ma sta notizia non sta in piedi assolutamente, è l'ennesima butade, l'ennesima notizia lanciata lì per fare un po' di interazione, per fare un po' di vendita di giornali, perché purtroppo, ragazzi, questo è il periodo loro, cioè questo è il periodo dove i giornalisti cominciano a fare le loro, diciamo, le loro manovre, i loro giochini per vendere, per fare interazione. Quindi io vi consiglio sempre di ragionare con la testa, cioè se tu mi dici che Conte al Napoli vuole Skriniar, ma come fa il Napoli a prendere uno che prende 16 milioni al Paris Saint-Germain? E poi Skriniar dal Paris Saint-Germain viene al Napoli? È un ragionamento che non sta in piedi, quindi state attenti, ecco, state attenti in questo periodo, perché non ci vuole niente poi a creare delle aspettative che poi prontamente verranno, diciamo, non rispettate. Perché poi che succede? Ormai sono mesi che si è messa in giro questa voce di Conte, no? Tutti quanti adesso si aspettano che venga Conte. Il giorno che De Laurentiis annuncerà l'allenatore, e che tra parentesi non sarà Conte, che succede? La piazza si incazzerà e di conseguenza si andrà subito a scaricare la propria frustrazione perché non è arrivata Conte verso il nuovo allenatore. Quindi già l'allenatore nuovo verrà con il dissenso di tutta la piazza, perché tutti si aspettavano Conte, aspettativa creata e alimentata dai giornali. Non arriva Conte, la tifoseria si incazza e quindi il nuovo allenatore parte già male. Studiamo bene le notizie che vengono fatte. Altra cosa che mi ero scordato: Conte, mi pare 2 giorni fa, aveva messo su il suo profilo Instagram una foto. Ovviamente la foto è stata invasa da tifosi del Napoli e del Milan, e praticamente una pagina del milanista aveva fatto un commento a Conte, non mi ricordo precisamente
il contenuto del messaggio, però tipo era Conte viene a Milano, una cosa del genere, e Conte aveva messo il mi piace. Ora, può significare tutto come può non significare nulla, però secondo me, come ho detto anche in altri giorni, il Milan secondo me non va a prendere Conte, perché il Milan ha una dirigenza che ragiona un po' come il Napoli, cioè vuole gente aziendalista, vuole degli yes men che metti lì, che lavorano, che non danno fastidio e che non ti appunto ti contestano troppo. Quindi io Conte al Milan lo escludo, ripeto, o va allo United o viene al Napoli, però alle sue condizioni, perché io mi ricordo sempre l'intervista di Belve che di ottobre, che lui disse: mi piacerebbe allenare Roma e Napoli, però se ci sono le condizioni. Ecco, quindi è sempre quello il punto. Se De Laurentiis si convince che deve farsi i fatti suoi e non deve intromettersi in cose che non gli competono, allora ragazzi, Conte viene. Poi sicuramente, cioè, se lui lo prende, vuol dire che ha già concordato il progetto. La cosa che in questo momento tiene bloccata la trattativa è sto fatto che De Laurentiis deve farsi i fatti suoi. Ecco, secondo me quello è tutto il punto. E ribadisco, secondo me l'annuncio arriverà dopo la fine del campionato, quindi secondo me dobbiamo aspettare ancora un mese. Innanzitutto dobbiamo aspettare ancora l'annuncio di Manna, perché Manna ancora non si è liberato, quindi arriva Manna, poi secondo me a fine campionato annunceranno l'allenatore e poi da inizio giugno si comincerà a fare i nomi dei giocatori. Chiusa la parentesi, Conte, abbiamo analizzato questa notizia fake, perché secondo me è fake. Passiamo adesso a Napoli-Roma, molto velocemente ragazzi. Allora, secondo me domani Calzona metterà la solita formazione. Questo video lo sto facendo prima del report allenamento di oggi pomeriggio, quindi mi baso un po' sul report di ieri. Praticamente ieri cosa abbiamo letto? Che Gollini ha avuto un trauma distorsivo alla spalla sinistra, quindi non credo che verrà convocato. Olivera mezza seduta in un gruppo e mezza personalizzato, quindi sicuramente io penso che verrà convocato, massimo uno spezzone di partita a gara in corso. Quindi secondo me domani giocherà Mario Rui sulla sinistra, completano il reparto Juan Jesus, Di Lorenzo e secondo me Østigard. Secondo me domani potrebbe essere la partita giusta per Østigard, per la questione palle alte e per la questione calci piazzati, perché sappiamo che la Roma è pericolosa sui calci piazzati e in generale è pericolosa anche sulle palle alte. Io domani mi sento che Raccamani non gioca, c'ho questa sensazione. In porta ovviamente Meret, perché non c'è Gollini, centrocampo, Lobotka, chissà, e Zielinski, davanti Politano, Kvara, Osimhen. Quindi io mi aspetto la formazione solita con soltanto il cambio Rachmani-Østigard e Mario Rui a sinistra, perché non c'è Olivera. Per quanto riguarda la Roma, Llorente è squalificato, Lukaku e Smalling hanno lavorato a parte, quindi potrebbero non giocare domani. E Ndicka è tornato ad allenarsi e questo ci fa piacere, perché Ndicka è il giocatore che ha avuto quel problema contro l'Udinese. Quindi ragazzi, che dire ancora sulla partita? Io domani mi aspetto una sconfitta, più che altro perché Calzona ci ha dato questo input ieri in conferenza, cioè Calzona ha detto la squadra si è allenata male a inizio settimana, poi è migliorata un pochettino negli ultimi giorni, quindi vuol dire che la squadra in settimana non ha lavorato col piglio giusto. L'unica cosa che può magari farci sperare in un pareggio o in una vittoria, che oggi sembra un'utopia, potrebbe essere lo scatto d'orgoglio, quel famoso scatto d'orgoglio che l'allenatore sta chiedendo ormai da tempo. La Roma, dal punto di vista mentale dell'entusiasmo, è proprio su un altro pianeta rispetto a noi. Cioè, noi oggi siamo depressi e moribondi. La Roma è sulle ali dell'entusiasmo in maniera clamorosa, quindi domani veramente c'è anche il rischio, secondo me, non dico di una goleada, ma c'è il rischio di fare un risultato bello pesante e negativo. Le sensazioni che si porta dietro la conferenza stampa sono queste, cioè si vede proprio un Calzona sincero, quasi rassegnato, che ormai ha capito che questa squadra, non lo so, non è finito, cioè, è morta. Questo mi ha dato ieri Calzona, onestamente. Quindi, detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, fatemi anche un pronostico. Secondo voi domani come finirà? Vittoria, pareggio, sconfitta?
Detto questo, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando che è totalmente gratis, e attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, noi ci vediamo domani con il post partita, sempre e comunque Forza Napoli, buon sabato e buona domenica. A domani.